per il momento i dati definitivi non ci sono, anche perché il demanio dello Stato non ha l'elenco delle proprie proprietà. E allora tra le cose che si chiedono ai comuni, dice elencateci quello che è nostro, che noi non sappiamo che è nostro. E allora è evidente che anche qua ci sono tante cose che sono del demanio pubblico, che il comune dirà qui ci abbiamo una bella idea per fare uno sviluppo, una costruzione delle case, eccetera, eccetera. Perché come si diceva, le case e l'edilizia in un periodo di crisi serve sempre per fare dei soldi e per far finta che abbiamo risolto alcuni problemi del nostro comune, che è il bilancio, che è soprattutto quello del bilancio. Quindi un po' di attenzione a questo tema, e secondo me bisognerebbe cercare di valutare anche il passaggio che non solo va ai comuni, ma anche quello che va alle province e quello che va alle regioni. Anche le regioni, la valorizzazione del lago di Candia o del lago di Viverone o tutte queste altre cose qui competerà alla regione. Finisco per dire una piccola cosa, che insieme ai beni comuni ci sono anche gli usi civici. Gli usi civici sono uno degli elementi con i quali si collega una popolazione alla gestione del proprio territorio. Allora, la regione Piemonte, quando c'è stata la storia delle Olimpiadi, eccetera, eccetera, ha abolito un certo numero di usi civici, perché bisognava fare le Olimpiadi. Però non è bastato così. La regione Piemonte ha fatto anche da apripista tra le regioni non autonome nella legge sulle piste da sci. Nella legge sulle piste da sci ha detto, se un privato vuole fare una pista da sci, un privato come le società di Sestriere, come le società che gestiscono questa, vuole fare una pista da sci e la vuole far passare lì, l'uso civico è automaticamente decaduto. Com'è? E quindi anche il focatico, il fatto che tu puoi andare a tagliare l'erba, cioè tutta una serie di attività tradizionali agricole di montagna rischiano di essere saltate fuori per il fatto che c'è il privato che gestisce la pista da sci, E questo, praticamente tutte, tranne Rifondazione, i partiti politici presenti in regione hanno approvato questa roba qua, la demolizione di tutti gli usi civici. Certo, ci sono degli usi civici che non hanno più nessun senso, ma molti usi civici della montagna sono determinanti per il mantenimento della popolazione in montagna. Per mantenere puliti i fossi e i versanti, per mantenere più, c'è l'istituto della roida, cioè il fatto che tutti i capi famiglia si mettono insieme e puliscono il fosso. Questa roba qui non c'è più, in alcuni posti non c'è più, perché sono stati aboliti, e quindi questo obbligo, che in realtà era il sentimento che tu hai nei confronti del tuo territorio, della manutenzione del tuo territorio, viene appaltato a terzi. Durante le Olimpiadi, una ditta calabrese con molti immigrati che lavoravano lì come lì ha vinto l'appalto per fare le fontane in legno i luoghi dove si raccoglie l'acqua in montagna è per fare questa roba, solo che si fanno con legno fresco perché l'acqua gonfia e quindi non gonfia il legno e il legno non lascia passare l'acqua. Questo l'ho fatto con un legno stagionato, l'ho messo tutto insieme e come è arrivata l'acqua? E questo è il senso della, per dire, questa roba è un piccolo esempio del senso
di che cosa vuol dire mantenere un uso civico. Quindi beni comuni e usi civici vanno d'accordo.